cattedrale, le sentiremo tutto l'anno narrate, spiegate, visualizzate, ma la potenza del suo linguaggio che tocca i cuori e la mente di ciascuno di noi. Ascoltarlo qui era come accoglierlo a casa, perché davvero sembrava fosse già passato, tra l'altro è proprio di fronte, se avete notato, alla nostra cattedrale, quindi è un dialogo davvero tra la città e la chiesa in continua riscoperta di questi valori di cui oggi tutti gli uomini e le donne hanno bisogno, e così come anche la nostra comunità. Per cui da Don Primo davvero dobbiamo prendere molto, accogliere il suo messaggio e continuare a farlo durante tutto questo anno. Per questo non posso che ringraziare davvero un lavoro di squadra importantissimo che parte dallo staff cultura del comune di Cremona, abbiamo la nostra dirigente dottoressa Quaglia, ma anche tutto lo staff che ringraziamo, la diocesi con cui abbiamo creato un gruppo di lavoro proprio per confrontarci, per insieme trovare le forme migliori di comunicazione, perché come dicevo prima le parole di Don Primo devono arrivare a tutti in occasioni diverse, e questa ci sembrava davvero molto particolare. Per quanto riguarda la mostra che vedremo poi e poi verrà raccontata, ringrazio Diletta che ha fornito i testi e che venne qua insieme a Don Bruno a presentare appunto attraverso il primo incontro le parole di Don Primo. E non ultimo la TV diocesana, perché ha colto davvero attraverso questo video tutti i nostri desiderati, cioè il fatto che davvero le parole di Don Primo entrassero nei cuori e nelle menti di ciascuno, e comunque poi lo vediamo. Grazie davvero a tutti. Voglio anche ricordare che alla mostra hanno collaborato anche Lucia Cariani e Paolo Mazzini, molto discreti ma assolutamente fondamentali per la grafica, l'immaginazione e la produzione dei totem. Prego. Buongiorno, da parte della Fondazione Don Mazzolari di Bozzolo il ringraziamento. Ringraziamento all'amministrazione per aver non solo messo a disposizione questi spazi e per aver condiviso l'idea di una mostra sulla figura di Don Primo Mazzolari, ma anche per tutto questo anno e quell'iniziativa che abbiamo chiamato Le parole di Don Primo, che in qualche modo ci mettono in ascolto. E una città che si mette in ascolto è una città che si sta educando, e questo è un segnale, mi pare, molto importante. Tenuto conto che ho visto adesso i pannelli, mi sembra una mostra anche molto fruibile, non è complicata e può essere accessibile anche per le scuole, per un sacco di iniziative di conoscenza, e a partire da questa mostra riportare al centro il messaggio di Don Mazzolari, che è un messaggio che intercetta tanti temi. Lui è stato un grande formatore di coscienze, forse questa mostra può ancora una volta diventare l'inizio, l'occasione per, attraverso la conoscenza della figura di Don Mazzolari, di tornare a formare le coscienze, che è uno dei grandi problemi, temi del nostro tempo. La fatica che oggi facciamo nell'educare le coscienze la vediamo sotto i nostri occhi. Allora penso che questo sia un tassello importante, per questo che ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per la mostra, è un tassello importante per metterci al servizio di un'opera educativa, ascoltare, vedere le immagini che siano un'occasione davvero per educare il nostro sguardo, educare i nostri sensi, e metterci dentro una storia che è una storia di messaggio importante, propositivo, bello, al servizio della vita. Mazzolari è stato questo. Auguro davvero a tutti quelli che possono incrociare questa mostra e partecipare ai vari appuntamenti delle parole di Don Primo di mettersi al servizio di questa grande opera educativa. Vi ringrazio.
ringrazio e buona anche visione non solo della mostra ma anche del video. Bene, mi unisco anch'io ai ringraziamenti che ho fatto a Barbara, a Bruno, a tutti gli operatori, agli artisti anche di questa mostra, e vorrei sottolineare il fatto che io sono qui a nome anche della diocesi, del vescovo, di carica di salutare a tutti e di ringraziare. Volevo sottolineare il fatto che il ripercorrere tappa dopo tappa la vita di Don Primo Mazzolari è un modo per capire anche l'evoluzione, no, del suo pensiero, della sua passione umana, cristiana, per cui in filigrana noi vediamo che man mano Don Primo, dall'epoca del seminario fino alla fine della sua vita, cresce e impatta con le varie situazioni che la provvidenza gli fa vivere. Bene, la unione tra la sua sensibilità, la sua cultura, la sua passione apostolica da una parte e le circostanze che gli è toccato di vivere sono veramente una unione che ha prodotto questo personaggio certamente molto singolare. Anche bello che qui davanti alla cattedrale apriamo questa mostra, perché è una sorta, vorrei dire senza calcare troppo questo tema, ma è una sorta di riconciliazione tra il nostro territorio, la nostra città e Don Primo, che sappiamo era stimato ma non è stato molto amato e soprattutto non conosciuto e non compreso durante gli anni della sua vita. Per cui è significativo il luogo in cui la mostra avviene, è significativo che di fronte a noi ci sia la cattedrale, perché davvero è una sorta di riconciliazione con il nostro territorio che dopo diversi decenni forse comincia a conoscere di più e ad amare di più questa figura di uomo e di prete. Sottolineo anche il fatto che vedendo poi la mostra ci rendiamo conto come davvero le tappe che gli è toccato di vivere sono per lui occasione di crescita, per cui l'ambiente del seminario, da seminarista, i suoi diari dove appare la figura del grande vescovo di allora, Monsignor Bonomelli, figura che lascia un'impronta decisiva nella mente e nel cuore di Don Primo, e poi il suo stare in guerra con i soldati, altre esperienze di Don Primo che lo sceglie inesorabilmente e contribuisce a fargli passare un po' la sua concezione sulla guerra e sulla pace da una visione un po' interventista che ha caratterizzato Don Primo all'inizio della prima guerra mondiale, poi una visione antibellica che lo caratterizzerà fino alla fine. Poi quando ritorna il suo insistere presso il vescovo Cazzani di non essere impiegato in seminario dell'insegnamento ma di entrare nella trincea pastorale, per cui gli anni di Cicognara, il decennio di Cicognara è il decennio in cui lui si forgia come parroco e anche il decennio in cui lui comincia a prendere le distanze dal fascismo e nasce in lui tutta questa problematica. E poi gli anni di Bozzolo, i lunghi anni di Bozzolo prima della guerra, durante la guerra, dopo la guerra, sono anni fecondissimi per lui di opere di predicazione, di contatti con la realtà ormai sociale italiana, anche politica, anche mediatica, ecclesiale del suo tempo. Ecco, voglio dire che le circostanze che gli è toccato di vivere, uniti, ripeto, alla sua passione, al suo carisma peculiare, segnano davvero la sua vita. Vorrei dire che anche un po' ciascuno di noi, leggendo la vita di Mazzolari, può nel nostro piccolo capire in filigrana come davvero la nostra esistenza personale è profondamente intrecciata alle circostanze, ai luoghi, ai tempi, alle persone che la provvidenza ci fa vivere. Tutto questo serve non solo per capire e conoscere di più Don Mazzolari, ma anche forse per rileggere la nostra stessa vita alla luce di un disegno provvidenziale che ci accompagna. Senza questo disegno provvidenziale la nostra vita umana sarebbe un'enorme solitudine e sarebbe priva di quel senso che Don Primo ha vissuto fino in fondo e che trasmette a noi. Grazie. Volevo però anche sottolineare l'apporto fondamentale di Giancarlo Di Dorsi della Fondazione Don Primo Mazzolari, che ha selezionato il materiale che trovate esposto e che è appunto memoria storica della Fondazione. Vorrei che facesse un applauso a Giancarlo Di Dorsi.
diverse circostanze abbiamo accostato il lavoro della Fondazione, ma anche a livello diocesano abbiamo incrociato la figura di Don Primo, è la difficoltà di farlo conoscere ai più giovani. È un impianto questo, no? Che molto spesso affiora, perché il linguaggio di Don Primo non è un linguaggio immediatamente comprensibile fuori dal suo contesto, no? E oggi voi sapete quanto sia difficile darsi tempo per comprendere il messaggio, no? Di una persona, di una vita, di un'esistenza anche sacerdotale. Ecco, io credo che il senso anche del coinvolgimento dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali e anche del centro televisivo della diocesi sia un po' questo. E mi piace anche, vorrei sottolineare anche lo sforzo di traduzione nei linguaggi del fumetto, per esempio, che ho apprezzato moltissimo. Sono tentativi, in realtà, per riuscire a tradurre quelli che sono tasselli importanti della nostra storia in parole comprensibili, perché il dispetto più atroce, più pesante che potremmo fare da prima è proprio quello di non fare questo sforzo, cioè di congelare questa figura, questo momento storico particolare, e non coglierne invece la valenza assolutamente rivoluzionaria, per certi versi anticipatrice di tanti fenomeni che ancora oggi viviamo. Per cui davvero ringrazio lo staff del centro di produzione televisiva della diocesi, in modo particolare Don Attilio Cicolini, regista, che ha costruito, e lo vedrete con molta efficacia, anche questa ricostruzione, che è una ricostruzione, come è stato richiesto, eminentemente biografica, no? Cioè del tragitto, la biografia di Don Primo, ma anche con questo intento, cioè di provare a emozionare, provare ad ascoltare le parole di quest'uomo e a lasciarle penetrare, perché tocchino e suscitino sentimenti profondi e pensiero, che forse è la cosa che rende più onore Don Primo, cioè che sulle sue parole, sulla sua vicenda si continui a pensare. E forse il compito delle comunicazioni sociali è anzitutto questo, cioè di sdoganare, scongelare un messaggio che viene da decenni lontani e farlo rivivere con un linguaggio comprensibile e che possa in qualche modo muovere le coscienze. Sono davvero molto lieto anche che si sia voluto realizzare questo video, anche a me è piaciuto molto. Personalmente ho fatto molto poco, è stato Don Attilio che ha un po', Cipollini che ha un po' lavorato. Soprattutto che spero piacerà anche a voi e che emozionerà anche voi. Grazie. Cremona 1 in collaborazione appunto proietterà il video. Si è accennato ai fumetti, c'è presente in sala Alessandro Fusari, che è l'autore delle prime due puntate. Volevo davvero chiudere ringraziando tutti, perché c'è stato un percorso proprio anche di formazione grazie alla Fondazione, grazie a Don Bruno, ci siamo anche preparati su questo, e questo è importante, perché anche fare queste scelte, non solo di oggi evidentemente, ma del percorso, che ha voluto coinvolgere anche tanti attori, non solo professionisti, ma anche attori appunto del sociale, gli oratori piuttosto che associazioni, quindi davvero un insieme di, come si dice adesso, di stakeholder della società civile ed ecclesiale. Questo è importante, perché vuol dire, come diceva anche chi mi ha preceduto, rimettere in dialogo e quindi dare valore davvero alle parole di Don Primo attraverso il nostro sentire. Quindi questo poi è il libro. Di nuovo grazie alla Fondazione, perché poi vedrete anche nelle esposizioni, nelle vetrine che abbiamo, ci sono delle testimonianze straordinarie che poi magari ci potranno descrivere lo stesso appunto responsabile, che è una fonte infinita. Credo che senza di lui non potremmo davvero ricostruire tante cose, anche nel processo di beatificazione che del resto sta curando Don Bruno, che rivedia oggi dopo tanto tempo, perché in effetti
è sempre a Roma appunto a lavorare anche per questo. Davvero grazie a tutti.